donna chi sei? Ecco, noi sappiamo che c'è un testo fondativo, il libro di Genesi, quando Dio crea la donna e dice a se stesso: voglio fargli, all'uomo che è già stato creato, un aiuto che gli sia simile. Abbiamo detto diverse volte, un aiuto in ebraico ezer, che vuol dire sostegno. Ecco, la donna è fatta per sostenere l'uomo. Questa è la parola di Dio. E quindi la donna trova pienamente la gioia di essere donna, la felicità di essere donna quando sostiene l'uomo, quando lo accompagna. È provato, per esempio, biologicamente che l'uomo muoia prima della donna. Certo, ci sono ovviamente sempre di più le eccezioni, ma la donna, l'uomo muore sempre prima della donna. C'è uno step di, credo, 3-4 anni, forse addirittura anche 5. Generalmente nella norma la donna muore dopo dell'uomo. Perché? Perché l'uomo è fatto per essere accompagnato della donna. Non c'è stato. E quindi l'idea di andare nelle fabbriche o di guidare gli aerei o di comandare gli eserciti, in realtà ha una origine sovietica, comunista. Penso che saprete cosa è successo, perché l'ho raccontato alcune volte, in una celebre riunione del Politburo, l'organo centrale del comando sovietico comunista, quando in un bilancio della diffusione del comunismo e della lotta contro la fede cristiana, i gerarchi comunisti dovettero confessare a Stalin che non riuscivano come avevano previsto. Stalin tiene un celebre discorso che mi sintetizzo. Dice: voi sapete perché non ci riuscite? Non ci riuscite perché c'è un baluardo per noi ancora difficile da sconfiggere, che è quello delle donne in casa, delle mamme, delle mogli sante, quelle che mettono le icone, accendono le candele, e quando il marito o è al lavoro, sta riposando e i figli crescono, va in chiesa, nelle chiese russe, ad accendere le candele davanti alle icone, che pregano, che tengono unita la famiglia, che dicono al figlio: prega, rivolgiti a Dio, Gesù ti benedica, che dicono al marito: non bestemmiare, abbi pazienza, Dio ci assisterà. Dice Stalin: portatele via dalla casa, fate uscire le donne da casa, portatele nelle fabbriche, mettetele i pantaloni, maschilizzate la donna, fatele credere che diventando come il maschio ci sarà la parità dei sessi e noi avremo vinto la nostra battaglia. Guardate che Stalin in questo forse, a sua insaputa, illuminato dal diavolo, non si sbagliava, perché in effetti, quando la donna negli anni 60, con quella che poco fa chiamavamo svolta, è uscita da casa per andare al lavoro, ha finito col perdere l'identità, lei. Il femminismo rampante ha portato la donna allo smarrimento di se stessa, come stiamo dicendo, ha portato alla teoria gender, perché se la donna non è più donna, vuole essere come l'uomo, questo degli anni 60. L'uomo, peraltro, si smarrisce e non sa più essere uomo come dovrebbe, allora non sei più né uomo né donna, ma che cosa sei? Sceite. Ci sono non so quante ventaglio di ipotesi per la teoria gender, di cui non si parla mai negli organi vaticani che adibiti a parlarne, come vedete. Ogni tanto viene fuori solo qualche parola, e infine la distruzione della famiglia. Perché se i bambini vengono lasciati sempre ad altri, vengono educati per conto terzi e la mamma e il papà li vedono solo il tardo pomeriggio, come si recupera un legame profondo esistenziale? Capito? Non c'è più tempo per stare insieme e poi ci si esaspera, diciamo la verità, ma si vede come il figlio cresce bene quando c'è la presenza amorevole della mamma, oltre che del papà. E allora auguri donna, auguri di cuore, ma auguri in modo evangelico, in modo biblico, auguri per la tua missione, donna. Se sarai quello che dovrai essere, il mondo sarà salvo. Grazie, donna, che sei mamma. Grazie, donna, che sei moglie. Grazie, donna, che sei consacrata di Dio. Grazie, donna, perché dove te sei e metti il cuore, lì arriva il regno dello Spirito e l'uomo si apre a Dio.